Due domande sulla Sicilia, Palermo e Catania. Palermo, Perinetti, Abel Hernandez, le percentuali di una conferma, le percentuali della Roma. Sabatini ha detto no, non lo vogliamo, però nel frattempo ha parlato con Bentancur nella giornata di ieri, e le percentuali di un trasferimento a Catania. Voi non volete cedere al Catania, da quello che mi sembra di aver capito, ma soprattutto Abel Hernandez in questo momento non ha i 90 minuti nelle gambe, forse non ha neanche 45 e forse ha le treccioline, però rispetto all'anno scorso non ha la testa. Che ne facciamo di questo Abel? No, non è che non ha la testa, anzi forse l'infortunio l'ha anche fatto maturare un po'. Certamente lui pensa al Mondiale, pensa che la Serie A gli sia più utile per il Mondiale. È altrettanto vero che tanti giocatori hanno fatto la B e hanno mantenuto il posto in nazionale, soprattutto se fanno bene. Io credo che ogni ora che passa avvicina Hernandez al Palermo, perché è un'operazione complessa, ma soprattutto poi per noi trovare sostituti all'altezza o giocatori che possono aiutarci a vincere non è facile, per cui io mi auguro che rimanga con noi e credo che rimarrà con noi. Questa è la mia previsione. Poi veramente io, può darsi che finisca come dice il direttore, io ho soltanto una teoria che è del senno del prima, perché poi siamo troppo bravi tutti. Io credo che se Hernandez lasciasse il Palermo ci sarebbe una sola strada davanti alle altre, ed è quella che porta a Roma. Tutte le altre soluzioni in questo momento non sono praticabili. Penso anche che il Palermo, chiaramente siamo alla vigilia del campionato e il Palermo deve pensare a preservare gli attaccanti che ha, potrebbe esserci una opzione Cacia nell'ultima settimana di mercato. Il mercato è ancora lungo. Sappiamo che Cacia piace a Gattuso. Oltretutto no, sappiamo un'altra cosa, che Cacia o rinnova, non ha rinnovato stranamente, forse non casualmente, sono problemi loro, oppure va via. Non credo che il Verona tenga Cacia in scadenza di contratto, quindi questa è una storia che secondo me si potrà discutere dal 26-27. Io credo che, ripeto, più andiamo avanti più difficile per noi fare una andiamo, però tu sei meglio di credo me. Credo che per quanto Sabatini stimi Hernandez, che l'ha portato lui in Italia, chiaramente è stato un suo scopritore, però credo che non sia la prima opzione per lui, soprattutto per le caratteristiche del giocatore, credo che cerchi una punta centrale. Sì, ma non prenderebbe soltanto Hernandez, è chiaro che sarebbe... Sono d'accordo, credo che loro cerchino intanto una sostituita almeno un esterno, poi una punta centrale. Credo che Hernandez sia nella lista, ma non sia il primo. Io penso che Hernandez per lui possa essere... Per questo i giorni passano, ma per noi, ripeto, è difficilissimo sostituire Hernandez all'ultimo momento. Quindi se non c'è una trattativa fatta nei primi giorni della prossima settimana... Io ti ho dato una mia previsione che non è una certezza. Così come ti dico che oggi... Faccio una disamina così. Ti dico che dal mio punto di vista, chiaramente. Vabbè, tanto per chiudere il discorso Palermo... Mi auguro che rimanga, sinceramente. Cacia è un giocatore molto bravo, però credo che voglia giocarsi la sua carta a Verona, sia convinto di potersi giocare la sua carta a Verona, quindi penso che non si muoverà da Verona. Ma sono tutte mie sono discorsi del 22. Parla il direttore del Palermo, discorsi... non è che sta parlando. E volevo chiudere, visto che poi ci registrano e ci mandano in onda, ma non stiamo dando delle certezze, che oggi sono andati avanti i discorsi tra l'Arsenal e Viviano, è un'ipotesi che può anche concretizzarsi, visto che si parla ancora del portiere Fiorentina, che Neto, fiducia a Neto per ora, quindi tra Sorrentino e Viviano qualcosa accadrà. Se la Fiorentina dovesse decidere di andare avanti con Neto, io penso che Viviano possa essere una strada, altrimenti penso anche che Viviano abbia dato la disponibilità, come abbiamo detto un po' di tempo fa, di difendere la porta del Palermo in Serie B se dovesse andare un determinato. Ma questa è una situazione strana, no? Perché noi ci troviamo tre buonissimi portieri in casa, Sorrentino, Viviano e Vicani, con la prospettiva che potremmo avere la necessità di andare a cercare uno o di averne tre. Quindi, perché manca il secondo, ci sono tre primi. Tre primi. Però questo bisogna adesso. No, voglio dire che paradossalmente però posso dire da tre importanti ne abbiamo, potremmo essere costretti ad andare a cercare uno, per quelle che sono le dinamiche. Sono esagerati. Qui ho un allenatore, capisco anche la posizione del direttore. Però è facile dire: il Palermo ha una super squadra, il Palermo ha una fuoriserie, il Palermo deve andare per forza in Serie A. Mettetevi nei panni di un allenatore che si trova con tre con il muso lungo, l'attaccante che vuole fare il mondiale. Allora bisogna anche far capire, perché poi avete un presidente particolare, bravo, quello che volete, però avete un presidente particolare, la piazza è straordinaria ed è particolare. Mi metto nei panni dell'allenatore che deve andare in ritiro e si deve trovare Sorrentino, Viviano, Vicani, tre primi e non c'è un secondo. Sì, ma... Abel Hernandez, che è l'attaccante di riferimento. Abbiamo gestito, credo, molto bene la situazione, siamo andati in ritiro con i giocatori giusti e con quei giocatori che voleva portare in ritiro l'allenatore. Gli abbiamo consentito di lavorare assolutamente in tranquillità, perché non c'erano altri giocatori, quindi ha potuto fare veramente bene il suo lavoro. Chiaro che con un giocatore come Hernandez siamo in B, è evidente, per quello che diceva anche Alfredo, che bisogna parlare non di certezze assolute.
Però io ripeto che sono assolutamente convinto che noi avremo Hernandez attaccante e comunque avremo due portieri di livello e Sgattuso sarà tranquillo.